Oggi andiamo a vedere come si riproduce il melograno per pollone radicale. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo cercare un po' qualche piantina che nasce vicino al tronco del nostro melograno, che fuoriesce su delle radici, la andiamo a prelevare per poi farne una nuova pianta. È la moltiplicazione della pianta madre. Se il tuo melograno non è chiaramente innestato, la pianta che crescerà darà gli stessi frutti, uguali, identici, spiccicati alla pianta madre. È il metodo più semplice per riprodurre il melograno, dato che è una pianta cosiddetta pollonifera, ossia che fa molte piantine dalle radici. Il melograno si può riprodurre chiaramente anche per talea, basta prendere un rametto nel periodo giusto, poi un giorno faremo anche questo tutorial, e andarla a mettere nel vasetto. Si tira su la piccola piantina, si riproduce benissimo anche per margotta, ma addirittura anche da seme. Però da seme vi dico subito che difficilmente avrete una pianta uguale alla pianta madre. I frutti saranno un po' più piccolini, a volte più aspri, a volte bei frutti, però non riprodurrete la stessa pianta. Occorrerà quindi andarla a innestare. Non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere, un bel pollice in su, andiamo subito a vedere quello che c'è da fare. Il periodo giusto, quello più adatto per prelevare la piantina nata dalle radici, è tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno, novembre, dicembre, anche fino a gennaio. In questo periodo dell'anno la pianta è in riposo vegetativo e la piccola piantina che noi andiamo a prelevare con tutte le radici si stresserà meno. Una volta individuata la pianta madre che vogliamo riprodurre, basterà cercare una pianta che nasca vicino al tronco, un po' distante, dove siamo sicuri che lei sotto sarà nata dalle radici. Se poi troviamo delle piante ancora un po' più distanti, come ad esempio questa qua che stiamo vedendo, allora il gioco è ancora più semplice. A questo punto si pulisce l'erba intorno alla piantina e con una zappa o con una vanga si inizia a scavare intorno alla piantina. Cercate sempre di prelevare più radici possibili senza avvicinarvi troppo alla pianta madre. Cercate anche di prelevare più terreno possibile. Spesso però il pane radicale non rimane attaccato alle radici perché il terreno è sciolto. Non vi preoccupate, va bene lo stesso. In questo caso io ho due piante che nascono dalle radici. Andrò ad eliminare quella un po' più bruttina, quella storta, e lascerò questa migliore. Con un paio di forbici da pota poi vado anche a togliere i rametti più in basso in modo da eliminare la parte vegetativa in eccedenza. Un altro passaggio molto importante è la scimatura della piantina. Misurate 60-70 cm a partire dall'apparato radicale e tagliate la punta. In questo modo la pianta, quando voi l'andrete a mettere nel terreno o nel vaso, si stresserà meno. A questo punto che avete la piantina potete metterla direttamente in piena terra. Fate uno scavo largo 40-50 cm ed altrettanto profondo alla terra dello scavo. Aggiungete delle tame mature in modo da fertilizzare il terreno e poi ci metterete a dimora la pianta, oppure la mettete in un vaso. Mi raccomando, un vaso largo 40-50 cm con terreno drenante, in modo che controllate almeno per una stagione la vostra pianta, che cresca su bella, fresca e rigogliosa. Magari mettete un tutore vicino per legarla. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, sempre in gamba, prodotti bio. Saluto a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!